Andiamo a terminare il discorso che avevamo iniziato nel video precedente, ossia il discorso sull'anima. Il discorso sull'anima è contenuto nell'opera, appunto, che per noi in italiano è tralata con un titolo alla latina De Anima. Questo accade perché, come sappiamo, le opere di Aristotele che ci sono pervenute, sono state messe in ordine da Andronico di Rodi, che, accettando la tripartizione del sapere aristotelico in tre grandi ambiti, quello del Theorein, quello del Praten e quello del Poiein, pone nell'ambito del Theorein, quindi nell'ambito della contemplazione, gli scritti di fisica e metafisica. Il problema dell'anima in Aristotele è un problema che ha a che fare col mondo fisico, con la physis, quindi il trattato De Anima sta all'interno degli scritti di fisica di Aristotele. Ora, Aristotele, abbiamo detto, chiama l'anima psiche e abbiamo cercato di dire anche a lezione, e mi sono resa conto che questa definizione per noi che siamo cresciuti al di là del nostro credo individuale in un contesto fondamentalmente cristiano, comprendere il concetto di anima di Aristotele per noi, appunto dicevo, è un poco difficile perché noi, volenti o nolenti, abbiamo introiettato una concezione dell'anima molto simile alla concezione cristiana, per cui siamo assolutamente portati, ecco, a credere che l'anima abbia una consistenza diversa rispetto al corpo e che alla morte l'anima si separi dal corpo, il corpo perisce e l'anima ha poi un proprio destino individuale. Ora, dobbiamo in realtà dire che questa concezione dell'anima come separata dal corpo, che poi ha un destino diverso rispetto a quello del corpo, è una concezione che si era già sviluppata in Grecia prima che nascesse il cristianesimo, però se andiamo a cercare una differenza tra la concezione dell'anima cristiana e quella precristiana, ecco, ci rendiamo conto che nella concezione precristiana è vero che l'anima, per esempio in Platone, ma lo stesso discorso è leggibile anche in Cicerone, addirittura anche in Virgilio, è vero che l'anima si separa dal corpo, quindi il corpo viene a rappresentare sia in Platone sia in Cicerone sia in Virgilio, una catena dalla quale ci si libera, però questa anima poi ha la possibilità di espiare in certo qual modo le proprie colpe, di purificarsi e poi dimentica della vita precedente e in grado di reincarnarsi. Quindi non esiste, come esiste nella cultura cristiana, l'idea della gioia eterna o della pena eterna dopo la morte. Quindi, detto in altri termini, non esiste l'idea di un'anima individuale che dopo la morte, come dire, sconta le pene o gode dei premi conquistati in questa prima vita. Cioè l'anima nella religione cristiana, o diciamo in realtà nelle religioni monoteiste, ha una consistenza individuale. Pertanto, nel momento in cui si separa dal corpo, rimane sempre l'anima di quella persona che o appunto ha le gioie eterne del paradiso o ha i castighi eterni dell'inferno, ma a partire da quello che ha esperito all'interno del corpo e è legata quindi ad una persona. Niente di tutto questo è presente nel pensiero aristotelico, perché in Aristotele l'anima è la psiche, è la forma del sinolo ente essere vivente. Quindi rispieghiamolo. Noi abbiamo detto che c'è un elemento che è in comune a tutti i concetti di essere ed è la sostanza. La sostanza è un sion olon, è un tutto insieme di materia e forma. Per quanto riguarda ciò che vive, ciò che ha bios, questo dobbiamo fare una differenza che anzi la faccio subito, Aristotele ovviamente distingue fra vita che è comune ad ogni cosa che si accresce e questa la chiama bios e la vita dell'essere umano che lui chiama zoè. La zoè e il verbo corrispondente che è zen è tipico dell'essere umano, potremmo dire. Quindi la zoè, la vita, è quella che caratterizza l'uomo e questo lo spiega nella politica in cui dice che dovendo l'uomo convivere con gli altri, automaticamente questa convivenza subito dà
Zoè diventa subito Eugen, un vivere bene, mentre invece per gli altri esseri che si accrescono abbiamo un bios, che è appunto una vita biologica, che è semplicemente appunto l'accrescimento e la riproduzione. Questo bios, questa vita è comune anche alle piante, agli animali, mentre la zoè è possibile soltanto all'essere umano. Ora, secondo Aristotele, ogni sostanza, quindi anche ogni essere umano, come dicevamo, è un tutto insieme, un sinolo di materia e forma. L'anima è la forma del corpo. Pertanto, siccome per Aristotele non esiste nulla che non sia immanente, nel momento in cui si disintegra la materia, quindi si disintegra il corpo, si disintegra anche l'anima. E questa è la parte dell'aristotelismo che è stata più difficile da recepire da parte della religione cristiana. Questo è un problema che interesserà il Medioevo fondamentalmente, cioè quel momento della storia della filosofia in cui, soprattutto grazie all'intervento di San Tommaso, ci sarà questo tentativo di prendere alcuni dei contenuti dell'aristotelismo e di trapiantarli all'interno della religione cristiana, che pure aveva in precedenza recepito alcuni contenuti del platonismo. Tant'è che la religione cristiana, sì, è una religione che nasce in Oriente, però è assai ricca di contenuti della filosofia greca, in particolar modo alcuni contenuti del platonismo, traslati appunto grazie, come dire, diciamo così, a Plotino, ma insomma alcuni contenuti tipo appunto questa concezione del corpo come catena. Erano già stati recepiti, quando ritornano in Europa, perché c'è un periodo in cui in Europa non si parla e non si legge il greco, quando ritornano in Europa, grazie all'intervento di alcuni filosofi arabi, fra cui i due più famosi sono Avicenna e Averroè, i contenuti dell'aristotelismo, ecco San Tommaso, che pure non leggeva il greco e quindi si doveva servire di una serie di traduzioni di un povero monaco che si chiama Mebecche, che fece un lavoro incredibile di traduzione da una lingua che non conosceva, quindi abbiamo queste traduzioni che danno conto di un lavoro faticosissimo, incredibile, anche se purtroppo è ovviamente pieno di errori di traduzione perché traduceva da una lingua che non conosceva, ma insomma, Aristotele, grazie a questo intervento di Avicenna e soprattutto di Averroè, diventa leggibile da San Tommaso, e San Tommaso prende diversi dei contenuti dell'aristotelismo e li travasa nel cristianesimo. La grande difficoltà ce l'ha però per quanto concerne l'idea di anima, perché per esempio sull'idea di motore immobile non ha nessuna difficoltà a prendere l'idea di motore immobile aristotelica e a trasferirla a Dio, e tant'è che infatti una delle prove dell'esistenza di Dio di San Tommaso lo vedremo l'anno prossimo, è proprio la prova del motore immobile. Poi vedremo che in realtà una piccola difficoltà la incontra, ma insomma la risolve. Mentre invece, per quanto riguarda il problema dell'anima, c'è un problema, perché l'anima aristotelica fondamentalmente muore col corpo, perché in Aristotele l'anima, la psiche, è una funzione. E allora, secondo Aristotele, abbiamo una funzione che è comune a ogni ente della physis che è soggetto a movimento, quindi anche un albero ha questa funzione vegetativa per cui è portato a nutrirsi, ad alimentarsi e a riprodursi. Anche un fiore ha questa anima, ha questa funzione. Poi abbiamo quelli che noi definiamo gli animali, gli esseri animati, gli zoa. Ecco, questi zoa, accanto alla funzione vegetativa, hanno anche una funzione, come dire, sensitiva, nel senso che sono in grado di percepire il piacere e il dolore. E quindi hanno una sola psiche, una sola anima, che però ha queste due funzioni insieme, tutte insieme. Quindi la forma di questi esseri della natura, che noi chiamiamo esseri animati, gli animali, è una psiche che ha due funzioni: la funzione vegetativa, per cui sono portati anche loro ad alimentarsi e a riprodursi, ma accanto a questo sono in grado, tramite il corpo, di percepire il piacere e il dolore. L'essere umano ha invece una terza funzione, quindi ha una psiche sola, un'anima sola, però
accanto a questa, cioè all'interno di quest'anima abbiamo tre funzioni: la funzione vegetativa, la funzione sensitiva e poi una terza funzione che è appunto l'intelletto, il nous, cioè hanno la facoltà di pensare. Allora, questo pensiero, questo nous, è come una sorta, potremmo dire, di percezione. Però, diciamo, grazie all'intelletto noi non percepiamo soltanto il piacere e il dolore, ma possiamo percepire anche il giusto e lo sbagliato, il bene e il male. Quindi, mentre la percezione del piacere e del dolore è una percezione sensibile, la percezione del giusto e dello sbagliato è una percezione intellettuale. Quindi siamo in grado, dice Aristotele, fondamentalmente di concettualizzare. Ora, però, l'intelletto in Aristotele fondamentalmente ha due modalità, cioè da una parte recepisce, diciamo così, dall'esterno, in questo senso quindi è un intelletto passivo. Nel momento in cui però organizza, assegna delle coglie delle forme, ecco che l'intelletto ha anche una funzione attiva. Quindi l'intelletto dal momento che può anche concettualizzare, ha una funzione che noi potremmo, con le parole di Aristotele, definire, la capacità di portare appunto dalla potenza all'atto il concetto, cioè si può concepire. E la concezione, quindi il pensiero, è una funzione attiva dell'intelletto. Diciamo che questa distinzione fra intelletto passivo, cioè il recepire passivamente dall'esterno, e intelletto attivo, cioè il concettualizzare, è quella distinzione che sarà molto usata da San Tommaso, che appunto avrà la difficoltà di dover tenere insieme questa concezione dell'anima come funzione con la religione cristiana. Qual era il grave problema del cristianesimo rispetto ad Aristotele? Cioè il fatto che se l'anima è una funzione immanente perché è la forma del corpo, necessariamente questa anima deve morire col corpo. Ora però, se l'anima muore col corpo, non esistono né paradiso né inferno né giustizia divina, perché appunto la giustizia divina si dà nella vita dopo la morte. Cioè, possono esistere un paradiso e un inferno, quindi la punizione eterna o il premio eterno, soltanto se io ammetto l'esistenza dell'anima dopo la morte, una volta che, che il corpo si separa dall'anima. Siccome in Aristotele però la separazione del corpo dall'anima è impensabile, perché anche l'essere umano è un sinolo, è un tutto insieme di materia e forma, nel momento in cui non c'è più la materia, cioè non c'è più il corpo, non c'è più la sostanza. Quindi è finita la persona, non c'è un'esistenza dell'anima. Diciamo, San Tommaso lavorerà sul fatto che, avendo Aristotele distinto fra intelletto passivo e intelletto attivo, la possibilità che troverà San Tommaso, ma che in Aristotele non è per niente contemperata, sarà quella di dire sì, l'intelletto passivo muore pure col corpo, perché l'intelletto passivo è la possibilità di recepire le sensazioni che mi vengono dal corpo, cioè nel caldo, il freddo, il dolore che provo, eccetera. L'intelletto attivo però deve avere una sussistenza diversa rispetto al corpo, perché è la facoltà di pensare, e questa facoltà di pensare può essere staccata dal corpo. Quindi ciò che permane, volendo Santo Tommaso mantenere le categorie aristoteliche, è l'intelletto attivo. Il problema è questo, però, seppure rimane l'intelletto attivo, in questo senso Avicenna e soprattutto e Averroè, che avevano studiato Aristotele in maniera più libera, diciamo così, dalla religione, diranno: seppure l'intelletto attivo è una funzione che esula dal corpo, allora si ricongiungerà all'intelletto di Dio, ma non individualmente. Mentre invece, appunto, San Tommaso tenterà di dire che questo intelletto attivo, quindi quella parte dell'intelletto che non ha a che fare con il corpo, è poi quella che il cristiano chiama anima. Però ci tengo a specificare che nella teoria aristotelica questo elemento è completamente assente. L'anima è la forma dell'ente e muore col corpo. Non può avere una sussistenza
autonoma senza il corpo.